Sono Gian Maria Rossolini, sono professore di microbiologia e microbiologia clinica, dirigo la unità operativa di microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze. Abbiamo anche una collaborazione con la Fondazione Don Gnocchi all'ambito di una convenzione con Università, azienda ospedaliera Careggi e Don Gnocchi, nel caso nostro ci occupiamo di essenzialmente di controllo delle infezioni, soprattutto per quanto riguarda la sorveglianza delle infezioni acquisite presso le strutture sanitarie e sorveglianza delle antibiotico resistenze. Purtroppo il problema delle CIP in Italia è un problema molto importante. Ce lo dicono i dati di sorveglianza europea, che mostrano come l'Italia sia al secondo posto in Europa per prevalenza di resistenza ai carbapenemi, in alcune specie in particolare in clipsia alla pneumonia. Quindi il problema purtroppo è grande, è un problema esteso che riguarda tutto il paese e ha un impatto molto importante sulle strutture sanitarie. La problematica è stata recepita dalle regioni e credo che il motivo per cui ancora non siano state prese dei provvedimenti che abbiano coinvolto la maggior parte degli ospedali sia la complessità e la difficoltà, e io credo che l'orientamento giusto della regione dovrebbe essere quello di iniziare dalle strutture a più alta intensità infettiva come le rianimazioni e tutte le strutture in cui transitano successivamente i pazienti degenti nelle rianimazioni, comprese quelle di riabilitazione. Nelle strutture delocalizzate, dove non è presente in sede un laboratorio, le strategie possono essere essenzialmente due: o inviare campioni a un laboratorio esterno che poi fornisce la risposta, o collocare in sede delle apparecchiature diagnostiche di facile utilizzo che possono essere implementate dal personale sanitario presente e i cui risultati possono essere controllati in remoto in tempo reale. Questo secondo modello è il modello che abbiamo utilizzato in un progetto pilota che abbiamo sviluppato insieme alla Fondazione Don Gnocchi, presso la quale è stata posizionata una di queste apparecchiature e i risultati poi vengono validati in remoto da microbiologi che afferiscono al progetto. E questo rappresenta un modello alternativo molto interessante come valutazione, perché può consentire di risparmiare tempo nella risposta e quindi rendere il processo molto più rapido. A differenza degli ospedali per acuti, dove i pazienti stanno all'interno della camera, in un ospedale di riabilitazione noi dobbiamo pensare che il paziente deve uscire dalla camera, quindi deve condividere dei luoghi con altri pazienti potenzialmente portatori e portatrici di germi per i quali necessita un accorgimento particolare sia da parte degli operatori che da parte dei medici. L'uso del tampone rettale all'ingresso dei pazienti ci ha consentito di avere con questa metodica in tempo reale la reale situazione dei pazienti. I test rapidi molecolari consentono di avere una risposta nell'arco massimo un'ora, quindi danno una risposta molto più rapida rispetto a quello del test convenzionale. Tutto questo ha un impatto importante sull'organizzazione della struttura, che ha il compito di isolare preventivamente i pazienti per evitare cross-trasmissione fino a che non si ha il risultato. Indubbiamente il sapere che io ho un certo numero di pazienti colonizzati è un vantaggio, perché mi consente di curarli tempestivamente
con i presidi che abbiamo a disposizione. E io direi che tutto quello che stiamo facendo, che stiamo ulteriormente mettendo costantemente a punto, può essere utile anche per le altre strutture ospedaliere, non solo di riabilitazione, ma anche per acuti. Io considero che questa nostra, chiamiamola, sperimentazione, che ormai è diventata una routine, possa essere di grande aiuto. Dunque, l'organizzazione si è modificata nel senso che abbiamo risparmiato un'enormità dei tempi da parte degli operatori sanitari. In più, chiunque di loro può eseguire il test in pochissimi minuti e quindi questo ci risparmia invii al laboratorio e attese lunghissime anche di 2 o 3 giorni. Le conclusioni sono che questo sistema, che ci consente di avere in pochissime ore il quadro della situazione infettiva dei pazienti dopo aver fatto il tampone rettale, per noi è stato un sollievo enorme, un risparmio di tempo incredibile e anche un risparmio economico di tutti i meccanismi di protezione delle infezioni. È chiaro che prima si ha il risultato, prima si può rimuovere l'isolamento del paziente se il risultato è negativo. Nel nostro ospedale, da quando abbiamo iniziato un programma di sorveglianza proattiva associato a pratiche di infection control nei reparti più a rischio, abbiamo ottenuto un controllo della diffusione dell'infezione, un decremento delle infezioni invasive che è risultato significativo.